Facciamo un salto a conoscere la Fratellanza Ginnastica Savonese, che è ginnastica artistica maschile e femminile, ma è anche ginnastica ritmica, insomma una società che è ben radicata sul territorio e che riesce a far fare attività a quanti ragazzi e ragazze? Allora, attualmente, diciamo, nell'anno sportivo in corso siamo circa 280 fra maschi, femmine e ritmica, suddivisi in 1000 corsi, che abbiamo il problema di esaurire durante la settimana il numero di allenamenti previsti. Infatti dobbiamo sforare qualche volta nei sabati, mattina e pomeriggio, per poter completare i due o i tre allenamenti dei vari corsi. Anche perché abbiamo i nostri istruttori che, per cercare di ottenere il massimo da tutti, hanno diviso i ragazzi in più fasce, sia d'età che di, diciamo, di bravura, fra virgolette, e quindi c'è bisogno di più spazio, tutto lì. Spazio lo avete trovato qualche anno fa con una palestra che è un gioiello, vengono da tutta la Liguria per allenarsi nella palestra qui di Savona, è stato un valore aggiunto nella crescita di questa società? Beh, direi di sì, perché i nostri successi degli ultimi anni, che ci hanno visto arrivare sino per 3 anni alla A1, sono proprio iniziati qualche anno prima del trasferimento alla nuova palestra, però il boom poi ce l'abbiamo avuto nella nuova palestra. È chiaro che lì abbiamo le buche, abbiamo la palestra principale, è stata, diciamo, progettata su indicazione di ditte specializzate proprio per la ginnastica, quindi lì abbiamo trovato tutto quello che ci poteva servire per migliorare. Il salto di qualità è stato molto alto e abbiamo appunto anche il conforto che tanti vogliono venire ad allenarsi da noi, quindi questo vuol dire che qualcosa di buono almeno abbiamo fatto. La ginnastica è uno sport duro, durissimo, che si inizia prestissimo e che porta le ragazze a crescere praticamente dentro alle palestre. Che effetto fa a vederle entrare a 3, 4, 5 anni e portarsele magari fino a 16 con tutte le loro problematiche, ma anche tutti i loro successi, che non devono essere solo sportivi ma anche di vita? Allora, è una cosa bellissima. Io sono circa 30 anni che faccio parte del Consiglio della Fratellanza e il vedere ogni anno entrare questi famosi bambini e bambine piccoline, 3 anni, 4 anni, che vengono da noi i primi anni per giocare, alcuni addirittura vengono e non sanno nemmeno correre, oppure corrono male, e vederli piano piano che negli anni aumentano le loro capacità motorie e riescono anche a diventare delle agoniste ad alto livello, Serie A. Abbiamo avuto 2 anni fa una ragazza che è riuscita a fare 3 gare con la nazionale, maggiore, quindi è una grande soddisfazione. E poi le dirò di più, una cosa che è proprio un mio piacere personale, è sapere che quando i ragazzi, in questi tempi purtroppo che non sono tanto belli, sono ore e ore in palestra, vuol dire che non stanno ore e ore da soli fuori in strada, e questo secondo me è già, a prescindere da quello che sono i risultati sportivi e le capacità di ognuno, è importante questo. Quindi le società sportive, la nostra come tantissime altre, hanno anche uno sfogo, un lavoro sociale da fare. Per chiudere, come si fa a mettersi in contatto con la Fratellanza Ginnastica Savonese? Dove siete, dove vi allenate, quanti corsi fate? Insomma, per chi vuole informazioni, dove deve venire? Allora, diciamo che basta andare, vabbè, a parte il telefono, che però informazioni per telefono mette male darle, basta andare i primi 15 giorni di ogni mese al pomeriggio dalle 4 alle 7 e mezza di sera nella palestra, dove ci sono due dirigenti, due signore che sono lì a disposizione per dare tutte le informazioni che si vuole, orari, costi e via discorrendo.